il 12 di dicembre. L'incontro partecipai da solo. La ministra Boschi mi manifestò la sua preoccupazione non tanto per le banche, qui parlavamo di banche toscane, quindi Monte dei Paschi e Banca dell'Etruria, non tanto la sua preoccupazione sulle due banche in crisi, quanto la sua preoccupazione che cosa questo avrebbe comportato in termini negativi di impatto sul territorio toscano in particolare. Feci presente da parte mia che condividevo sicuramente questo aspetto, cioè nel breve poteva esserci questo impatto negativo, anche se ritenevo che comunque banche sane, magari non così attive in Toscana, avrebbero nel tempo preso le posizioni abbandonate da banche più in difficoltà. Quindi discutiamo di questi aspetti. E comunque alla fine la ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria, stressando di nuovo che era fatto ed era richiesto, seguendo questa preoccupazione sugli effetti della crisi in Toscana. Cosa rispose? Risposi che per richieste di questo genere, quindi acquisizioni, non ero in grado di dare nessuna risposta, né positiva né negativa. Dissi che avevamo già avuto un contatto con la banca, che le mie strutture stavano già esaminando la cosa e quindi avremmo dato una risposta eventualmente alla banca. È tutto in totale autonomia e indipendenza da parte nostra, cosa su cui il ministro convenne, quindi diciamo ci lasciamo fine meeting con questo accordo. L'ultima parola aspettava Unicredit. Unicredit avrebbe agito esclusivamente nel suo interesse e avrebbe fatto un intervento se faceva senso per Unicredit, non l'avrebbe fatto in caso contrario. Fu un colloquio direi cordiale, personalmente non avverti pressioni da parte del ministro, quindi ci lasciamo su queste basi.